Ho sentito qualcuno. Figo, la bandana è più figa, sì. Sa molto più di gangster. Sì. Anche se il cappuccio nero era molto bello. Vabbè, tanto mica l'ho buttato. Ok, qui vedo una scala. Vado su. Perché così posso vedere. Bene. Intorno. Anche se in questi edifici c'è bella roba interessante secondo me, quindi scendo subito. Devo solo guardare se intorno a me c'è qualcuno. Cioè, io potrei anche parlare, dirgli. Cioè, potrei dirgli qualcosa. Potrei scrivere anche in chat, visto che la chat è locale, secondo me. Quindi la legge è solo chi è intorno a tot di metri, qualcosa del genere, secondo me. Poi vabbè, voi confermate se è sbagliato, giusto quello che ho detto. Comunque non vedo nessuno. Ok, da qui su sono un bellissimo bersaglio. Ho una maglietta verde e una borsa rossa, arancione. Però io continuo a non vedere nessuno. È il mio sopravvissuto. Ha un bel po' di fame. Scendo dalle scale normali che non mi fido. E perché mi deve togliere la pistola? Io non lo so. Interessante, sembra un centro postale, boh. Ok. Qua staranno costruendo i droni di Amazon. Posto. Andiamo. Io però mi arrabbio visto che non l'ho ancora trovato. Era lì, cacchio. Forse ho sbagliato ad aspettare e non guardare dove andava. O forse è andato dall'altra parte. Oh. Qui. Mio Dio, che casino che fanno i miei stivali. Cioè, uno mi sente arrivare sicuramente. Con sto casino che sto facendo. Guarda, toc 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 toc, boom boom. Allora. Bene, io ero là dietro, là ancora dietro. Io lo vidi arrivare qui. Bene, se quella casa l'ho guardata tutta e non c'era nessuno. Dove sarà andato? Sarà andato lassù? Cioè si sarà esteso verso la foresta? È l'unico modo, perché sennò cos'è? Si è addentrato allora è dentro in città subito. Anche secondo me, penso che sia andato in città, non penso che non abbia voglia di andare su per la foresta in salita. Andiamo, dai. Tanto non penso, se non mi ha visto, quindi starà andando proprio sciallo con calma e se ne sta fregando e quindi non controlla le sue spalle. Ah, il mio stomaco grumbla. Un attraversamento pedonale. Allora. Ok, sto uscendo dal paesino perché non l'ho trovato e quindi non serve più stare nel villaggio, nel paese, anche se ho perso la concentrazione visto che stavo cercando altra bella roba. Però vabbè. Nel market non c'era niente, quindi. Poi questa pistola e caricatore li ho trovati proprio. Cacchio. Proprio in una specie di appartamento, casa. Comunque, se notate, sto avendo un bel po' di un bel po' di fame. Riposiamoci un pochino.
troppa fame. E dai, siediti, perché ti sei mosso? Là non c'è nessuno. E là non c'è nessuno. Sperando di trovare qualcuno qui. Ho estremamente fame, lo so. Lo so. Lo so. Non trovo del cibo. Cioè, tecnicamente dovrei tornare di nuovo nel paese perché lì almeno potrei trovare altro cibo. No, vabbè, comunque sapete che ho l'arancia, però non voglio ancora mangiarla. Oh, shit. Vai, pistola. Ok, chissà se si apre. Ancora non si apre. Ritorno indietro. Vorrei equipaggiarmi un po' di più per fare una bella trasferta. Se sto ancora vivo. Se sono morto, ciao. Comunque, in questi giorni potreste perdere i vostri personaggi. Io l'ho già perso uno vecchio, perché per sbaglio Dina ha cancellato tutti i profili. Poi è successo qualcosa e si sono tutti cancellati, ma nessun problema. Là, come vedete, c'è quella specie di faro. Su, dai, ora mi concentro di più a cercare un bel po' di roba. E dimentichiamoci quello che ho visto prima. Però tengo la guardia alta, perché potrei rivederlo. Poi dovrei sparargli subito. Sì, io voglio ammazzarlo, dai. Cioè, per adesso preferisco la gente ammazzarla per prendere la loro roba. Poi quando sto meglio e trovo gente nuova, sapete com'è nuova, che c'è ancora la torcia e basta, li lascio in vita. Ne ho visto uno prima che abbiamo parlato anche un bel po' e alla fine ci siamo salutati e ce ne siamo andati via. Guardate che la cucina com'è sporca di sangue. Un'altra arancia, avete visto? Questa com'è messa? Questa a me ne è messa meglio dell'altra, avete visto? Quasi quasi la mangio. Perché sono estremamente affamato, ma dopo non è che voglio che mi succeda qualcosa. Vabbè, mangiamola intanto. Chi se ne frega. It. Ebbene, e ora moriamo e moriamo. Yes. Allora, I really need to drink. Se riesco, torno indietro alla pompa d'acqua. Comunque, non è che si può bere solo riempendo. Oh, un cartello di precedenza. Questa strada ha il diritto di precedenza. Comunque, non è che si può bere solo riempendo le bottigliette o le bottiglie di plastico o quello che è, o le taniche. No, si può anche bere aggrappandosi al coso. Non c'è animazione, ma che devono ancora aggiungere, ma si può bere. Solo che non me lo mostra. No, non mi dire, no, no, che sta succedendo? Ok, sono in stereo, ecco, sta un po' sbiadendo il gioco. Quando sbiadisce significa che stiamo cominciando a stare male. Mangio un'altra arancia, adesso vediamo. Adesso prima voglio. Allora, c'è scritto su Inder che bisogna andare bere in prima persona. You drink some water from the pond, ecco. Quante ne devo bere? E allora beviamo, beviamo. Oh, sì, cacchio. Ecco, bisognava mangiare bello tanto bere. Io pensavo che bastava un po'. Beviamo ancora un po', dai. Va, basta. E vai, ho tolto la thirsty adesso. Ora bisogna togliere.
Cerco di mangiare questa arancia marcia. Me ne pentirò, ma sono in starving, cioè perdo vita o sto per svenire. Ecco, mi serve più cibo. Questa scatola io non posso aprirla. Eh no. Niente, cerchiamo cibo. I'm dying of starvation. No, dai, no, non puoi morirmi adesso. Se trovassi qualcuno, lo ammazzerei di prendere il cibo se ce l'ha. Ah, è difficile trovare del cibo adesso. Cos'è? Oh, il mirino di un'arma. Ah, no, è una torcia per un'arma. E niente cibo, però. Scarpe. Ma il cibo no. Dai, dai. Troverò del cibo in casa, quindi devo entrare nelle case. Qui non penso di trovare qualcosa. No, è troppo piccola la casa. Mio Dio, non ci vedo più niente. Ah, lì ci sono già passato. Andiamo in quella casa là. Muoviamoci intorno, potrei trovare qualcuno all'ultimo momento e sparargli. Anche perché c'è un'arma carica. Cos'è? Ecco, una scatoletta di tonno, penso. Sì, di sardine, quasi marce. Ma anche queste non posso aprirle. Cioè, non ho qualcosa di affilato. Cioè, con il nuovo aggiornamento tecnicamente possiamo aprire la roba, è vuoto. Possiamo aprire la roba. Oh. Sì! Oh, finalmente! Una mela pristina. Mi piace dire pristine, anche se si dice forse pristine. Forse. Mangiamola prima di andare in inconscienza. I know. Dai, mangia. E speriamo che ci basti. Cioè, questo qui deve mangiare un casino. Per alimentare tutti i suoi muscoli e il corpo deve mangiare un po' troppo, un po' di più. Speriamo che questo ritardi almeno di un po' lo starving. Però come vedete serve più roba. Cioè più roba da mangiare. Anche che cacchio, che fortuna, ho trovato una mela. Però non basta, devo. Almeno non sono thirsty. Però. Non basta. Andiamo in questa casa. Non ci vedo niente. Dai, speriamo di trovare cibo. Permesso, mi serve cibo. Ho fame. Niente. Usciamo in fretta. Non ci buttiamo dalle scagnate. No. L'ultima cosa che voglio è spaccarmi la gamba e perdere sangue. Bene. Sicuramente mi vedrete morire in diretta. Nope. Comunque il cibo cos'è? Posso trovarla anche fuori. Una vanga, cioè una pala. Ah, un casco. È che con i colori così in bianco e nero non vedo niente. Ah, sta scatola non posso aprirla. Come anche l'altra. Ah, morirò. E nemmeno disidratato. L'altra volta sono morto. Forse disidratato. No, forse avevo poco sangue nel corpo. Stavolta muoio di fame. Questo è il vero gioco di sopravvivenza. Non il vero gioco di sopravvivenza è fare PvP con altre 5.000 persone. No. È morire di. Sì, morire di fame o per delle ferite o malattie o per il freddo. Queste sono cose vere della sopravvivenza. Però
Mica Bear Grylls viene ucciso da altri sopravvissuti. O no? Viene ucciso da animali, così via. Ah, è vero, anche gli animali dovranno aggiungere. Sarà una figata trovarli. Comunque, questo che succede, se non riesci a sopravvivere, muori e ricrei il nuovo personaggio con le stesse caratteristiche, se l'hai impostato di default, e ricominci la sopravvivenza. Naturalmente, cominci quando trovi il cibo, le medicine, le armi e riesci a sopravvivere, allora il gioco comincia a farsi divertente quasi. Ma lo è anche adesso. Bene, sono in stato di incoscienza, non ci credo. Ok, così forse non mi sveglierò più adesso. Sono morto. E ho lasciato una bellissima pistola. Con il caricatore con dentro 15 proiettili. Comunque, avevo letto sui commenti che volevate video in live così. Anch'io ho pensato meglio di farli così. Peccato che dovrò dividerli perché non ho una connessione adatta a un buon upload veloce, cioè i video lunghi ci metterei troppo a caricarli, quindi li divido, li accorcio, ma cerco di caricarli in fretta così non rimanete con la suspense. Niente, penso che starà così adesso, quindi non serve più niente.